Brescia-Pescara 1-1, e come direbbe un buon proverbio, se il buongiorno si vede dal mattino, per il Pescara si è capito subito che poteva non essere la giornata giusta, Massimo, perché è stata comunicata una positività alla Covid-19. Chi è il giocatore? Bocchetti in conferenza ha detto per privacy non si può dire, ma basta fare 1+1. Galano, ci abbiamo parlato, il problema alla caviglia lo ha tenuto fuori. L'esclusione di Machin è quella che fa più rumore, ma non diciamo nessun nome. Andiamo in cronaca con le scelte di Grassadonia. Grassadonia decide di sostituire Machin con l'attacco pesante a conti fatti, perché giocherà Odgaard esterno al posto di Galano, dentro Maistro come mezzala e Setter riferimento centrale. A conti fatti non è sembrata una scelta vincente, ma la cosa brutta, anzi bruttissima, Massimo, è l'approccio. I primi 20 minuti del Pescara si è rivisto un Pescara rinunciatario, un Pescara stile Salernitano, stile Vicenza, per ricordare una gara giocata poco fa, che si schiaccia, che concede il palleggio e non aggredisce gli avversari, da un soliti errori in fase di non possesso. Jagiello ringrazia con spazio, carica il destro che termina alla sinistra di Vincenzo Fiorillo. Da quel momento in poi un altro Pescara. È un Pescara che riesce a recuperare la partita, innanzitutto dal punto di vista proprio della presenza in campo, perché il Brescia appare anche spaventato. Prima Setter ruba il tempo a un difensore, va tu per tu con il portiere, lo salta, ma poi la sua conclusione viene contrata in corner. Sugli sviluppi Capone calcia alle stelle da buona posizione, sugli sviluppi di un altro corner Scognamiglio a botta sicura, portiere di casa tocca e la palla trova il legno, ma senz'altro un altro Pescara. Anche l'approccio al secondo tempo è un approccio buono, un Pescara che prova a fare la partita. Il Brescia dei primi 20 minuti non si vede più, anche se Jagiello, sempre lui, questa volta esalta Fiorillo con una conclusione dal limite dell'area piccola disinnescata dal portiere biancazzurro. Capovolgimento di fronte, Capone a Giannetti tutto solo in area, ma il cross è troppo debole e il Brescia si salva. E allora Grassadonia decide di richiamare un Capone, brutta copia rispetto a quello visto nelle partite contro il Pisa e contro il Monza, inserisce Riccardi, ed è una bella scelta, perché Riccardi prima viene ignorato da Maistro quando aveva preso posizione in area di rigore, poi arma il destro con un bel movimento, la sua conclusione diventa un assist per De Sena, che aveva sonnecchiato fino a quel momento, ma ha superato l'estremo difensore di casa. Gol, classico gol dell'ex. Grassadonia richiama anche Busellato, passa ad un 3-5-2 più compatto con Valdifiori, vertice del centrocampo a 3. Nel finale da segnalare solo lo spavento per Grassadonia, che a conti fatti si è risolto in maniera positiva, perché abbiamo ascoltato poco fa Bocchetti, lo avevamo già detto noi in precedenza, Grassadonia sta bene, è stato solo uno spavento. Verrebbe da chiedersi, Massimo, perché di questi primi 20 minuti regalati al Brescia, ma arriva un punto che tiene comunque vive le speranze salvezza. Ora gli scontri diretti servono 9 punti senza se e senza ma, e arriverà il tanto atteso Red Razione. A te.